Salve a tutti da Holo Store. Presentiamo oggi uno dei più ambiti fra i cellulari commercializzati da casa Nokia e parliamo dell'N97 Mini che in questo kit è fornito come memoria da 8 GB. È un device slider con schermo touchscreen che opera in sistema duale UMTS GSM quadribanda. Slider perché appunto si apre in questo modo. È presente anche l'HSDPA 3.6 megapixel, il Wi-Fi e Bluetooth stereo. Manca solo l'HSUPA, ma questo solo più per notazione tecnica che per effettiva necessità. Esteticamente questo terminale N97 si differenzia parecchio rispetto all'N97, diciamo, predecessore, perché appunto mini è dovuto al fatto che è stato ridotto un attimino nelle dimensioni globali, ma senza dubbio migliorato nelle qualità tecniche intrinseche. Posteriormente la cover è di metallo e in più troviamo una cornice che circonda l'intero modello. Ecco, come potete vedere, diciamo di metallo. Ci sono anche innesti in plastica, ma opachi questa volta e quindi meno sensibili alle impronte digitali, come invece era nell'altro modello. Sulla parte anteriore prende posto appunto questo ampio display da 3.2 pollici, scusate, che ha risoluzione 640x360. È quindi del tipo wide, come potete vedere. E oltretutto ha un'ottima brillantezza, merito soprattutto del contrasto, della definizione e dei 16 milioni di colori disponibili a video, che rendono veramente piacevole, diciamo, la visione di questo e anche efficace la visione di questo display. Il display appunto touchscreen è sensibile rispetto all'N97, l'asfioramento è ottimo, decisamente evoluto rispetto al passato, pur rimanendo del tipo resistivo. Sulla cover posteriore prende invece posto la fotocamera con ottiche Carl Zeiss, che qui ovviamente danno un'ulteriore garanzia di qualità, con risoluzione da 5.0 megapixel, autofocus e doppio flash LED, eccolo qui, i due flash LED. Su questo fronte multimediale gli scatti risultano essere davvero ottimi, così come i video girati da questo N97 Mini. Le foto sono geotaggabili grazie all'assistenza del GPS integrato e finalmente bene anche l'accelerometro che ora risponde ai comandi di landing dello schermo, quindi si posiziona appena si gira in modo molto veloce ed efficace. La caratteristica di essere più piccolo e compatto rispetto al predecessore ne fanno un terminale molto maneggevole e portatile. Il Nokia N97 Mini infatti è più corto, stretto e reso più sottile, ma con potenza e prestazioni addirittura migliorate. Grazie soprattutto al touchscreen più sensibile rispetto al passato e anche e soprattutto, di cui parleremo più tardi, il processore ARM che è stato evoluto. La confezione e gli accessori forniti risultano essere leggermente sottomedia, in quanto sono presenti solo gli auricolari stereo, peraltro con cuffiette in-ear, eccole qui, e con di pregevole fattura. Come potete vedere c'è anche il clip da poter inserire, diciamo, attraverso questa piccola molletta, e comunque sia ogni tasto ha la sua funzionalità per poter rispondere alle chiamate, aumentare e diminuirne il volume, diciamo, riguarda sia la chiamata che anche al volume in cuffia della musica o della radio che si vuole ascoltare, e ovviamente la possibilità di comandare le varie funzionalità dell'MP3 in ascolto. Si prosegue poi con il cavo dati USB meno USB, fra parentesi di pregevole fattura, come potete vedere, l'immancabile ovviamente carica batterie da viaggio, la batteria veramente potente da 1200 mAh e ovviamente il Nokia OmniSuite su DVD da dover poter installare sul PC per l'interfacciamento e il trasferimento dati al cellulare stesso. Dicevamo che questo N97 Mini è piccolo, da stare in una mano. Solo quando si usa la tastiera, eccola qui, che fra parentesi ha dei tasti molto 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 ben calibrati per quanto riguarda, diciamo, lo scatto, e anche abbastanza sufficientemente grandi per poter essere, diciamo, come dire, comandati. Diciamo, la misura infatti è 113 mm di altezza, 52,5 di larghezza e ha uno spessore di 13,2 mm con un peso fissato in 138 grammi. Sulla parte anteriore, oltre al sistema sfioramento, abbiamo i tre tasti fisici, eccoli qui, il menu retroilluminato, l'inizio e la fine chiamata. A sinistra invece troviamo il LED di stato, che chiaramente
fa vedere appunto che cosa diciamo fa e che cosa non fa il sistema. L'altoparlante, eccolo qui, i due altoparlanti, diciamo, eccolo qui, che sono fra parentesi molto potenti, parleremo più avanti di questa particolarità. Il blocco del telefono in formato slide, questo tastino che appunto va in scatto, questo è il piccolo LED che dicevamo prima. E a destra invece abbiamo il comando della fotocamera, eccolo qui, e diciamo i due pulsanti per il volume. Sulla parte anteriore è presente anche la piccola videocamera, eccola qua, con diciamo utile appunto per le videochiamate, e anche il sensore per la luminosità. Il pezzo forte è però appunto la tastiera estesa. Non è più presente lo scomodo pad di scelta del precedente N97, al suo posto ci sono quattro frecce sulla destra, eccoli qua, che ovviamente in questo modo è più facile comandare diciamo dove e posizionarsi con il cursore. Il Nokia 97 Mini offre il sistema operativo Symbian in edizione 5.0 della versione 9.4 serie 60. Come predecessore N97 standard è spinto da un processore ARM da 434 MHz che, unito alla sensibilità migliorata notevolmente nel touchscreen, può risultare appunto ottimamente reattivo ai comandi impartiti senza particolari ritardi o appuntamenti. La parte telefonica del N97 Mini è ottima, come di solito lo standard Nokia ormai ci è abituati. Abbina infatti una ricezione capillare ed un'ottima componentistica audio, sia da fisso sia da mobile, con il viva voce che si attiva semplicemente aprendo la tastiera oppure cliccando sull'apposito comando. Le voci sono forti e chiare, non ci è mai capitato di sentire gracchiare o distorgere l'audio. Infine, la messaggistica non ha subito cambiamenti e di fatto le funzionalità sono uguali al precedente modello, con il supporto email e email messaging di Nokia. La tastiera offre altre prestazioni, come dicevamo prima, il feedback è buono e i pulsanti sono davvero facilmente comandabili, anche per testi lunghi. Completa infine appunto tutte le applicazioni disponibili che Nokia offre per quanto riguarda appunto il sistema operativo e i widget da poter scaricare. Menzioniamo che anche questa volta c'è stata una particolare attenzione alla parte professionale, con l'inserimento nel sistema operativo di QuickOffice e del lettore di files PDF. La navigazione web funziona alla grande, con un rendering delle pagine veloce grazie all'HSDPA abbinato a display eccezionalmente risoluto. Il caricamento delle pagine avviene in pochissimi istanti, solo ovviamente in base alla copertura del segnale HSDPA dove ci troviamo, se è sufficientemente potente, ci fornisce quindi una navigazione veloce che non fa rimpiangere il PC di casa. Lo scrolling delle pagine avviene in modo cinetico, cioè appunto nello stesso mobile modo dell'iPhone, che basta appunto sfiorare con un dito il display che la pagina si va avanti o indietro. La fotocamera da 5 megapixel, come dicevamo prima, possiede la garanzia delle ottiche Carl Zeiss ed è munita di doppio flash LED da focus. Bene gli scatti e anche i video, ha una risoluzione massima di 640x360 pixel, quindi wide come il display stesso. A livello musicale abbiamo la presenza della radio e l'ottima riproduzione delle canzoni, e che appunto grazie agli 8 GB di memoria interna già disponibili si possono caricarne appunto parecchie, e quindi senza mai rimanere diciamo a corto dei propri file desiderati. La riproduzione della musica è fedelissima grazie al doppio altoparlante, fra l'altro appunto come dicevamo veramente potente, che fa quasi da come fosse una piccola radiolina. Forse penserete che solo elogi di questo N97 Mini siano da considerare come di parte, ma vi assicuriamo che questo non è assolutamente vero. Infatti il 97 Mini è semplicemente un N97 standard, di cui appunto già sappiamo le qualità, riveduto e corretto nei pur minimi particolari e difetti che poteva avere. Quindi nient'altro che un condensato di pura tecnologia a servizio dell'utente, con prestazioni sempre al top grazie appunto al processore, al sistema operativo e al touchscreen che osiamo dire quasi da riferimento. Un rapporto qualità-prezzo più che buono, viste le dotazioni tecniche importanti. Ci sentiamo quindi di suggerire almeno un'attenta considerazione per eventuale comparazione con altri modelli, peraltro molto pochi in concorrenza. Con questo è tutto, sperando di esservi stati di aiuto, Holostore saluta tutti i suoi utenti e rimanda alla prossima recensione.